Ciao a tutti e bentornati. Oggi è arrivato il giorno. È il giorno X. Il giorno della X nel calendario. Cos'è che facciamo? Che succede? Entriamo nel capanno. È arrivato quel momento. Abbiamo fatto l'atto, è stato rimandato, poi è andato, vabbè, alla fine è andato bene. E niente, finalmente abbiamo le chiavi. Le so le chiavi? No, non sono queste. Eccole. Però prima di tutto, Fex Allegra. Fex Allegra. È un medicinale, leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non sottoministrare sotto i 12 anni. Allora, tra l'altro il capanno, in realtà sono due capanni, nel senso che si sviluppa così. C'è il capanno che è quello principale, diciamo, e poi ce n'è un altro attaccato, ovviamente comunicante, più basso, ok, diciamo più compatto, cioè che oddio, comunque abbastanza grandicello comunque lo stesso, e ci sarebbe il bagno, ok, a catasto, diciamo, che poi dovremmo realizzare. Ovviamente è tutto da realizzare, perché noi, figurati se prendiamo una cosa già fatta, giusto? No, a parte il fatto che essendo che i soldi non ci piovono dal cielo, vabbè, ma poi è divertente fare le cose noi. Sì, comunque la soddisfazione di vederlo, come dire, costruire, cioè, che poi aspetta. Cosa abbiamo mai costruito nella vita? Tu sì, qualcosa, però siamo alle prime armi, quindi vedrete successi e vedrete fallimenti sicuramente, ma questo vabbè, sarà a vedere. Comunque siamo arrivati alla porta d'ingresso, adesso la faccio vedere. Tra l'altro, vabbè, oltre al fatto che ci sono due capanni, poi ovviamente dietro c'è un terreno che adesso vediamo la adesso nostra idea tutto. Quale può essere. Gli facciamo anche vedere il capanno per bene, l'altro capannetto e tutto. Sì, noi ovviamente siamo già entrati, però via. Innanzitutto ribadiamo che è di nostra proprietà, quindi spingi. Salta su. Posso salire sopra? Sì, siamo in area privata. Ah, allora, questo qua, tra l'altro, è il vialetto d'ingresso, che ovviamente vorrà essere sistemato. Noi, naturalmente, ci siamo già attrezzati per quanto riguarda la corrente, per ora, provvisoriamente, con i pannelli solari che dovremmo mettere sul furgone, che tanto ce li abbiamo già, un inverter eccetera, per avere corrente, diciamo, provvisoria. Tra l'altro, ecco, a fianco al nostro furgone c'è un altro furgone. I primi ospiti del capanno ci tenevano molto loro, i Van Golden, ad assistere a tutto, quindi ci hanno, diciamo, accompagnati durante la fase del latto, hanno gioito con noi dopo l'atto, quando abbiamo preso le chiavi e anche quando l'abbiamo aperto per la prima volta. E niente. Comunque loro sono i primi ospiti del capanno. Sì. I primi custodi. Sì, hanno pernottato un po' con noi qua. Pernotteranno con noi. Vabbè. Sa Michele, illustriamo. Vai. Allora, a dire il vero, abbiamo iniziato già a fare qualcosa, non è la prima volta che entriamo, ovviamente. Non fremevamo dalla voglia di cominciare. Infatti, appunto, il furgone l'abbiamo già messo dentro, Indy in realtà ha già dato una bella pulita per terra, si è fatta un mazzo così. Non troppo. Con la Panda avevamo già dato una bella tagliata all'erba, però ovviamente è ricresciuta immediatamente, quindi di nuovo a tagliare con il cespugliatore, che ovviamente in realtà, cioè, non è il massimo, anzi. Abbiamo provato anche con un altro taglierba di quelli con le ruote, perché ci è stato regalato da alcuni nostri amici, che ringraziamo. Grazie Franco, grazie Sandra. E poi vabbè, ovviamente mi sono fatto diventare una gamba viola, perché a via di tagliare nell'erba, vabbè, diciamo che ci sono anche piante infestanti, piene di rovi, cose, quindi... Ma adesso lo vedranno comunque. E invece qua dentro, allora, che dici? Facciamo vedere... Sì, mostriamo l'interno, dai. Allora, entriamo nel, diciamo, primo capanno dei due. Allergia. Allora, che dici?
Beh, come vedete c'è già, abbiamo già messo quello scaffale lì per un po' di cose, ma buttate molto random. Sì, poi Ind ci dava dentro con l'idropulitrice. Sì, infatti volevo dirvi che io e Michele ci siamo lasciati perché io ho trovato lui e niente. In realtà è un'idropulitrice che non fa neanche poi così tanto il non suo importa, mestiere. Però è stato bravissimo. Vabbè, allora vediamo un po'. Allora, Inde, illustra. Cosa c'è qui? Non c'è tanto da illustrare. Questo è il più grande dei due capanni. Che tra l'altro è altissimo, quindi in realtà possiamo mettere anche dei bei mezzi. Sì, vabbè, prova a far vedere alti. L'altezza del nostro furgone rispetto a. Qua sotto vedri? Non saprei. Un po' di roba. Il tetto è appena stato rifatto e coibentato, quindi dovremo lavorare soprattutto sulle pareti, non appena ci calmeremo un attimo. Vabbè, comunque qua Ind ha dato una bella pulita, anche se vabbè, ce ne vuole ancora. Vi farò poi vedere com'era la situazione prima. Poi di qua abbiamo l'altro capanno, l'altra parte. Ho sentito un rumore. Ah sì? Vieni. Sono venuti i nostri amici. Arturo! Oh! Non so se lui è Arturo. È Arturo lui, ecco Arturo. Dov'è Arturo? Perché Arturo se ne sta per i fatti suoi? No, vieni qua. Vieni? Vieni, guarda gli amici. Arturo viene qua, guarda. Ciao Arturo. Bello. Che bello che è. L'asino è proprio un bell'animale. Là, com'è che si chiamano loro già? Non lo ricordo più, però so che lei è femmina, lui è maschio e l'altra... Sono due femmine loro. Tra l'altro, ecco, l'altro capanno è questo. devo dire che è molto fatiscente. Lì ci sarebbe il bagno, tra l'altro, a catasto. E quindi poi vedremo anche di realizzarlo. Quindi vediamo anche una costruzione di un capanno. Sì, quindi vedremo cantiere Ringos dei furgoni e cantiere, guarda, cantiere capanno. Che ne pensi, Arturo? A lui piace. A lei piace. Che poi tra l'altro gli asini non sono nostri. No, infatti non sono nostri, praticamente li abbiamo visti la prima volta, ci siamo rimasti secchi, non capivamo da dove arrivassero. E, poi è arrivato il padrone e praticamente il signore che ha il terreno qui al fianco. Sì, sì, è perché è caduta la recinzione e quindi... Dobbiamo anche tirare su quella. Vabbè, che a noi fanno comodo loro perché ci mangiano l'erba. Sì, gli abbiamo... Così non, no, non farle andare. Quindi, pascolano un po' anche loro e ci aiutano. Il terreno, infatti, è questo. Come vedete è già un po' tagliato perché ci siamo dati da fare. Però è stata dura. Vero Michele? Sì. Quello che sentite è anche un generatore, adesso che l'abbiamo messo provvisoriamente. Questo è il terreno, un po' l'abbiamo tagliata, ma ricresce molto in fretta. Dai, fallo vedere bene. Ops. Ricresce troppo in fretta. E visto che mi sono fatto una gamba viola, mi sono un po' rotto le scatole, quindi mi sa che chiamiamo un nostro vicino che ha il trattore. Molto gentile, tra l'altro, che probabilmente ci aiuterà lui un attimo. Beh, comunque qua sono tutti gentilissimi. Abbiamo fatto un giro di ricognizione per salutarli tutti, sono persone veramente per bene. Ci sono casi, diciamo, in giro. Guarda, vieni a vedere l'impianto fotovoltaico provvisorio. Abbiamo tagliato l'erba con questo. E poi erba non è, perché questo, cioè, non è solo erba, nel senso che è pieno di... sterpaglia varia. Adesso vi portiamo dentro la sterpaglia così vi rendete conto. Qui abbiamo i nostri pannelli fotovoltaici, diciamo provvisori per finché non ci allacciamo alla corrente sul serio, nel senso. Appena riusciamo a mettere da parte un po' di soldi, perché l'acquisto è stato importante. Sì. Appena possibile. Questi sono i pannelli solari del boxerone comunque. Sì. Portiamoli nei rovi. Così vedono un attimo. Qui come vedete è tutto tagliato. Tra l'altro, di qua c'è l'accesso, volendo, al terreno, il quale molto probabilmente diventerà, cioè, pensiamo di farlo, essendo che nella zona in realtà molti camper hanno problemi perché vengono rubati, vengono scassinati, cioè, oddio, non è una zona particolarmente criminale, però comunque c'è sempre... È comunque una grande città, sempre. Torino, è una metropoli, non è una metropoli, però è una grande città, quindi è normale che ogni tanto capitino
episodi di Attivandaici. Come nelle migliori città. quindi, cioè, pensavamo appunto di fare una zona dove i camper possono stare tranquilli, custoditi e tutto quanto, custoditi da, da noi personalmente, magari anche videosorvegliati nei momenti in cui non ci saremo, però questa è l'idea. L'unica cosa adesso qua è da rigirare il terreno, perché la cosa interessante è che in realtà il terreno è sabbioso, si è formato anche uno strato di terra perché nell'arco del tempo comunque le piante, le foglie che comunque cadono, marciscono eccetera, hanno formato uno strato, diciamo così, di terra. Però rigirandolo ho notato, guardate, che sotto è tutta sabbia, quindi penso che dopo che faremo una piazza pulita, okay, di questa roba qui, dovremo arare, cioè arare, come si dice? Non lo so, come molto si dice? Zappare, diciamo così, visto che non mi viene il termine, il terreno, quindi rigirarlo e fare un po' tutto più omogeneo, più sabbioso. Ah, portiamoli nei rovi, dai. Beh, alla fine era così la situazione prima che tu passassi con la panda. Sì, no, anzi, era peggio. Era tipo qua, tipo fianco no, al palo. No, perché... Ah, sì, uff. Sì. Ah, è veramente alta. Vai, tieni un po'. No, tu non entrare qua dentro perché ti prendi qualcosa. Io non entro più lì dentro perché le mie gambe ne hanno già risentito abbastanza. Però, guardate che roba. Che è alta quanto me. Sì, era tutto così, immaginatevi tutto così. Poi vabbè, siamo passati con la panda, come avete visto dal video. Con la panda e anche con il camper. Sì, sì. Comunque questo è il terreno che secondo noi si presta abbastanza a quello che vogliamo fare. E poi l'intenzione sarebbe anche quella di fare in modo che il proprietario del camper possa venire, prendere il camper, lasciare la macchina e andarsene quando gli pare, anche a luna di notte. Sì. Ovviamente custodito tutto quanto. Sì, sì. Per questo dobbiamo ancora bene capire quali saranno i sistemi di videosorveglianza, però ovviamente renderemo tutto ultra sicuro. Invece i nostri camper ce li facciamo nel nostro capanno in Santa Pace. Sì. E via, le nostre bizzarre soluzioni. Cose assurde, vabbè, le vedremo piano piano. Stop. Adesso torniamo un attimo dentro. Quindi adesso... No, tu stai parlando. No, vai, parla. Ho finito, ho detto solo che torniamo dentro adesso. Dai nostri asinelli! Arturo! Sta caldo! L'altra non mi ricordo come si chiama, qualcosa di strano, tipo Gertrude. Che bello che sei! Cosa vuole il fiero? Eh no, perché non starebbe qua. Solo quel poco di pieno li prendi. Questo prendo. No, non lo vuole. Quindi lo... Arturo lo vuole invece. Guarda qua come va. No, però condividete. Ma sei cattivo tu, eh? Mangia, mangia, ti ho portato cibo, mangia. Però puoi condividere. Un po' cattivo Arturo. L'ha mangiato? Arturo, anche lei vuole mangiare, Miki, ma Arturo l'ha morsa. Ma lei non vuole mangiare. No, lei vuole mangiare, stava per ciullare il cibo. Però devi prendere quello bello, quello che ho preso io qua. Io l'ho preso qua. Qua? Sì, qua. No, guarda, guarda che mangia. Vuoi questo? Devi buttarglielo per terra. Buttaglielo per terra e lo mangia. Non c'è mica la verità. Buttaglielo, buttaglielo. Qua vicino all'altro. Ma non se lo sta mangiando. Allora faceva il finto, la morsa per niente. Secondo me vuole l'erba presa. E vabbè, no. Niente allora. Questo secondo me non vuole. Vuoi questo? Un attimo. No, si è solo scossa. No, mi sa che non vuole neanche quella. Non so cosa vuole. Vabbè, torniamo dentro noi. Sì. Invece no, guarda che la mangia. Vedi, vuole l'erba fresca. Michele, c'hanno un campo intero di erba fresca. Mangia, si è attaccato. Vabbè, niente, quindi diventiamo i custodi di questi asini. Ci siamo trasferiti un attimo all'interno perché fa più fresco. E dunque...
Sì, diciamo, che cosa succederà allora nei prossimi mesi? Vedrete, direi, la realizzazione di questo capanno, perché avete visto è molto fatiscente, soprattutto la parte di là. Comunque dovremo dare delle priorità, quindi la priorità sicuramente ce l'avrà il terreno, prima di tutto. Anche il furgone, perché vogliamo usarlo quest'estate, quindi dobbiamo cercare assolutamente di finirlo. Abbiamo poltrito, cioè siamo stati un po' lenti in questi mesi, però adesso dobbiamo mettere il turbo. Sì, vabbè, lenti perché abbiamo avuto un sacco di cose da fare. Ogni volta esce fuori qualcosa. Prima eravamo tranquilli, poi è uscito fuori il capanno, altro ritardo, vabbè, comunque. Dunque, continuiamo col boxer, continuiamo col capanno. Innanzitutto va pulito qua, va messo a posto il terreno, giusto? C'è ancora la panda da fare. Che dobbiamo fare la panda 4x4, che tra l'altro forse ci porterà a fare un viaggetto. Però questa cosa la vedremo più avanti. Eh sì, tra un bel po'. Però, sì. Vabbè, mettiamo sempre tanta carne al fuoco, poi dopo... Vabbè, comunque... È che in realtà siamo persone che vogliono fare, poi alla fine le 24 ore sono quelle che sono. Nonostante in realtà, sinceramente, io mi alzo parecchio presto. Siamo alzati sempre alle 7 più o meno, no? Siamo già al lavoro alle 7:30. A volte anche prima, poi dipende dalle situazioni. Perché l'altra settimana avevo la febbre a 39:30, quindi non sono riuscito a alzarmi tanto presto. Vabbè, però adesso stai bene. Ah, ci sono anche la zanzara. Vabbè, quindi, capanno. Cosa bisogna fare a capanno, oltre a pulire per terra che ci siamo già quasi? Allora, il terreno, secondo me, è una priorità. Anche perché la questione dei camper, secondo me, in questa zona va risolta. Perché molte volte i camper spariscono, molte volte succedono cose. Ma non è questa zona, è tutta Torino. Sì, ma in generale è tutta Italia, tutto il mondo, chiaramente. Però qua, essendo che non è che ci siano chissà quali punti di riferimento, secondo me, al di là di tutto, può essere un aiuto. Ma comunque è molto pratico quest'area, perché c'è anche un'area di scarico molto comoda. E tra l'altro siamo a 20 minuti dal centro, quindi... Siamo a 20 minuti dal centro di Torino, siamo a fianco all'autostrada, quindi in realtà è molto comoda, secondo me, lasciare la macchina e prendere e partire, è figo. Poi è un posto molto tranquillo qua, cioè rispetto a Torino comunque è molto 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 tranquillo. Il vicinato è tenerissimo, sono tutte persone bravissime. Sì, sì, anzi, tra poco dovremmo vederlo il vicino, sì, che ci dovrebbe aiutare col trattore, speriamo. Sì, forse sì, poi vediamo. E quindi cos'altro? Allora, priorità al terreno in maniera tale da riuscire a creare al più presto questo rimessaggio, magari già per il tempo per il prossimo inverno. Non è il trattore, no. Quindi non so, riusciamo forse per settembre-ottobre? Mettere anche tagliente grandine, mettere a posto il terreno. Non è il trattore questo? No, non credo che sia il trattore. Vabbè, mi sono interrotta troppe volte adesso. In sicurezza no, perché in realtà non è proprio insicuro, diciamo, di là, perché le travi non sono state sostituite da moltissimo. Però nel senso va fatto un lavoro come si deve, perché di là non è... Cioè, sembra, ecco, vedi, gli asini l'hanno riconosciuta come una stalla e quindi direi che questa cosa deve cambiare. Che va fatto del lavoro lì, sì. Quali saranno le tempistiche? Sappiamo per certo che quindi il terreno va fatto, il boxer va finito in tempo per poterci fare una vacanza quest'estate almeno, per poterci ripagare di questi sforzi di questo anno. Potete seguire i nostri patimenti, le nostre gioie, i nostri dolori qua e sugli altri social che sono TikTok, Instagram. YouTube, Facebook, il gruppo Facebook. E nel mentre infiliamo altri progetti, c'è anche il progetto del libro che sta andando sempre avanti, il libro su come camperizzare appunto il furgone dall'A alla Z. Sta andando avanti perché lo fa andare avanti lei. Anche se lavorando qua dalle 7 del mattino fino alle 10 di sera è diventato tutto un po' più complicato, però... Troppe cose, ci siamo. Devi dormire 3 ore a notte. Ma in realtà ho già un po' di occhiaie. Vabbè, tanto sono nera, non si vedono. Un saluto a tutti. Per questo video è tutto. E niente, ci vediamo, ci sentiamo. Alla prossima. Ciao.